stato il nono Liburna Terra ad aprire ufficialmente un nuovo corso, visto che proprio dalla terra toscana è scattato il neonato campionato italiano Rally Terra, anche quest'anno in abbinamento al Challenge Race Day Rally Terra. La serie, quest'anno gratificata da un titolo italiano che evidentemente va a sottolineare la partecipazione ed il successo degli anni passati con molta qualità e presenza in quasi tutte le occasioni dell'anno, ha subito messo in evidenza equipaggi ed auto di tutto rispetto, fin dalla pedana di partenza sempre collocata a Volterra, nella splendida Piazza dei Priori. Gli appassionati hanno potuto ammirare i possibili protagonisti di questa stagione, uno su tutti il campione in carica Daniele Ceccoli, al debutto con la Ford Fiesta R5 del team D-Max. Terminata la suggestiva cerimonia di partenza, i quasi 100 equipaggi ammessi al via si presentavano alla prima prova speciale del giorno successivo. Serra Spina era così conquistata da Mauro Trentin in coppia con Alice De Marco al volante della Ford Focus VRC targata GP Racing, ma si comportavano molto bene anche #NC3 Nicola Caldani alle note Farnocchia con la Peugeot 208 T16 R5 dell'X-Race Sport ed Edo alla sua destra inglesi con la Skoda Fabia R5 del team Motorsport Italia, entrambi ad 1,5. Tutti gli altri ad inseguire, ma non lontanissimi. Del resto arrivava il momento della impegnativa e lunga Ulignano, dove si riconfermava Mauro Trentin, davanti a Luciano Cobbe, alla sua destra Turco, anche lui al volante di una Ford Focus VRC della GP Racing. Passo dritto, con sinistra 5, buona mossa. In attento sinistra destra 3 veloce, scende sì, con sinistra 4 più lunga, vieni, con destra 5 buona sì, per sinistra 5 meno sudosso, doppia apre mostra, per destra 5 buona stringe sì, per destra 5 meno sudosso secco sì, in attento destra 1 sì, con sinistra 3 veloce sì molto, con destra 4 più corta e sinistra 4 più mossa sì, in destra 5 meno corta, con sinistra 5 meno corta sì, in attento manca sinistra 4 più sì, in destra 1 gira, in sinistra 3 veloce mossa sudosso, continua 4 più sì. Nei piani alti della classifica si ritrovavano sia Dedo che NC3, mentre si affacciavano Giovanni Manfrinato, in coppia con Condotta alla guida di una Ford Fiesta R5, Giacomo Costenaro alle note Justin Bardini con la Peugeot 208 T16 R5 della Delta Rally e Daniele Ceccoli, navigato da Capolongo, che iniziava a capire di più la Ford Fiesta R5 della D-Max. In difficoltà invece Andrea Dalmazzini alle note Lara Giusti in gara con la Ford Fiesta R5 del X-Race Sport, nonché Nicolò Marchioro in coppia con Marchetti alla guida della Peugeot 208 T16 R5 del Power Car Team, costretti, loro malgrado, a remare abbondantemente, penalizzati dal partire con i primi numeri e dunque dover pulire le strade. Nel frattempo, la carovana del rally si riaffacciava dalle parti di Serra Spina, dove arrivava per Trentin la terza firma della giornata, con il sempre più che positivo Dedo, veloce con la Skoda Fabia del team Motorsport Italia, a stampare lo stesso tempo. Ceccoli invece chiudeva con soli 3 decimi di distacco, evidentemente il sammarinese iniziava a dare del tu alla Ford Fiesta del D-Max. Tra gli altri si distinguevano anche Luca Betti con Pezzoli e il giovanissimo boliviano Bulaccia, molto sciolto nella guida della Ford Fiesta R5 del team RF. Proprio Costenaro andava a vincere la successiva speciale di Ulignano, mentre un bel passo in avanti lo faceva Andrea Dalmazzini. Per sinistra 3. Per destra 3, in sinistra 2 e 30 destri, frena, sinistra 3, frena, per sinistra 3, 30, in fondo destra 3, gira 100, gira 100, sdossa dritto, per destra 5, per frena molto, per frena molto, sinistra 2, tieni, due tieni, subito destra 3, brutta cosa, per sinistra 4 tieni e
sinistra 4, per attento destra 4, meno 30, sinistra 5, lunga 20, frena un po', sinistra 4, mossa 50, destra 5, 30, frena destra 4, tieni dosso dritto 20, frena destra 2. Nella categoria brutte notizie si registrava invece il ritiro per Luca Ölbling, che si metteva per cappello la sua Skoda Fabia R5, e Alessandro Taddei alle prese con il fuoco della Ford Focus VRC. Ultimo giro prima dell'arrivo finale, sempre sulla piazza dei Priori a Volterra, e acuto del toscano #NC3, che al volante della sua Peugeot 208 T16 R5 metteva tutti d'accordo. Molto bravo anche Gianmarco Donetto, alla sua destra già che alla guida della Skoda Fabia R5 della scuderia Eurospeed chiudeva secondo a 8 decimi. Sempre più positivo il boliviano Bulacha, che finiva con un secondo ed un terzo posto nelle due ultime prove. Purtroppo, quando sembrava tutto fatto, arrivavano due colpi di scena. Il ritiro di #NC3 negli ultimi chilometri della gara a causa di un cappottamento, ed il testacoda di Dedo, che gli faceva perdere il secondo posto assoluto e primo del CIRT, finendo così in decima posizione assoluta. Risultato finale, vittoria per Trentin, primo tra gli iscritti al Challenge Race Day Terra, davanti a Costenaro e Ceccoli, primo e secondo nel tricolore Terra. Terzo gradino del CIRT per Giovanni Manfrinato, infine Luciano Cobbe con il settimo posto finale si aggiudicava il Challenge Race Day Terra 2016-2017. Sì, dai, è stata una bellissima gara, per noi era importante tornare in macchina dopo un anno difficile con cui, dove ho corso poco, quasi niente, soltanto una gara o due, e abbiamo cercato di prendere feeling con la nuova macchina. Mano a mano abbiamo provato a fare delle relazioni, ho provato io a guidare in maniere diverse per capire quello che pagava e quello no. Comunque è stato un pacchetto che ha funzionato bene, io e Alice, la GP Racing, la macchina è andata benissimo, come anche le gomme Yokohama, è stato un pacchetto che ha funzionato benissimo e la confidenza deve aumentare, però per il momento va bene così. Era un risultato che cercavamo da tempo, e dopo l'anno scorso con un anno veramente sfortunato, quest'anno abbiamo cominciato nel migliore dei modi. La gara è andata benissimo, non poteva andare meglio, devo ringraziare Michelin da Delta Rally che aveva fatto una macchina perfetta e niente, sono felicissimo. Sì, diciamo che prova dopo prova abbiamo sempre migliorato, siamo contenti, sicuramente ci sarà da migliorare, quindi cercheremo di fare un buon lavoro e presentarci meglio a Rally dell'Adriatico come seconda prova del campionato. In destra due tieni, in sinistra due tieni. Intornante sinistro. Per destra 5. Per destra 4. Chiude 2 meno no. Subito sinistra 2 lunga. Gira per destra 1. Subito 2 lunga. Gira per destra 1. Per destra 3. E subito sinistra 0. 30, destra 2, per destra 2, meno tieni e subito sinistra 0, peggio di 8, in sinistra 2, per tornante destro, e destra 3 tieni. Intornate sinistro. Abbiamo finalmente preso confidenza con la macchina, siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di buono, adesso abbiamo trovato la strada, dobbiamo migliorare anche noi, no? Riparte da Misano Adriatico la quarta stagione della F2 Italian Formula Trophy. 13 le vetture in pista nel primo round stagionale, inserito nel contesto del Blank Plane GT Series sul tracciato intitolato all'indimenticato Marco Simoncelli. Tante le novità per la serie riservata alle monoposto che, sin dal primo appuntamento, vede in pista tutte dall'ara F3 con diverse motorizzazioni.
Non c'è il campione in carica Andrea Fontana, che dopo la vittoria dello scorso anno ha intrapreso una carriera nelle ruote coperte e sarà al via del Lamborghini Super Trofeo. C'è invece il campione 2015 Marco Zanasi, pronto a riscattarsi dopo una stagione in chiaroscuro, e ci sono i degni sfidanti Bracalente, Pellegrino e Pellegrini. Grandi e giovani novità sono quelle di Andrea Cola e Riccardo Ponzio, che già dalle prime prove libere dimostrano di poter stare assieme ai più esperti della categoria. Dopo la prima pole position stagionale conquistata, Alessandro Bracalente, alfiere Pave Motorsport, rimane attardato allo spegnimento dei semafori e deve prodigarsi in una gara in rimonta. La sua risalita procede giro dopo giro, approfittando anche di alcuni incidenti che avvantaggiano il driver marchigiano, uno su tutti il cappottamento senza conseguenze di Marco Zanasi, che inizia la propria stagione nel peggiore dei modi. Nessun risentimento per il modenese, ma solo un grande spavento con la monoposto, che rimane capovolta per diverso tempo prima che il pilota riesca a sfilarsi da sotto la scocca. Davanti sono Ponzio e Cola i protagonisti di una bellissima battaglia, che però termina anzitempo a pochi metri dal traguardo quando i due vengono a contatto, vanificando una splendida gara. Bracalente ne approfitta e taglia il traguardo in prima posizione, ma la vittoria, a causa di una penalità, va a Bernardo Pellegrini, bravo a condurre una gara senza sbavature. Seconda piazza per Antonino Pellegrino davanti al penalizzato Bracalente. Diciamo che dopo le qualifiche non pensavamo di riuscire a portarci così avanti, un po' di fortuna l'abbiamo comunque avuta perché tra Cola e Ponzio c'è stata una collisione, però l'importante è esserci quando è ora, quindi eravamo proprio lì, abbiamo comunque fatto una buona gara su buoni tempi. Non avendo mai fatto test tutti l'inverno, devo solo ringraziare il mio team che mi ha messo a disposizione la macchina perfetta per oggi. Okay. In gara 2 con l'inversione della griglia è Abel Hakim a scattare dalla pole position, ma dopo un extra formation lap il pilota della Dallara F312 motorizzata Toyota è costretto a rientrare ai box per un problema al cambio, lasciando vuota la casella della prima fila. Rasero, secondo, non parte bene e ne approfitta Sergio Terrini, che balza al comando dalla seconda fila. La leadership di Terrini dura poco perché Pellegrini e Bracalente lo sopravanzano già nel corso del primo giro. La lotta tra i due è serrata, ma nel corso del settimo giro il marchigiano, sfortunato in questo primo weekend, deve alzare bandiera bianca, lasciando strada libera a Pellegrini. Il pilota HT Racing riesce a mantenere il proprio vantaggio sino alla bandiera scacchi, mentre dietro di lui, anche in gara 2, è Antonino Pellegrino a festeggiare. Sul terzo gradino del podio sale il giovanissimo Andrea Cola, che tiene alle sue spalle Ponzio, Branic e Zanasi, scattato dal fondo dello schieramento ma autore di una bella rimonta sino al sesto posto. Sì, abbiamo ripetuto l'esploit di ieri, già eravamo contenti, però oggi in gara 2 siamo riusciti a partire davanti subito al primo giro e il fatto è che comunque non ci sono stati ritiri davanti a noi, quindi ha molto più valore questa vittoria dell'altra, abbiamo tenuto sempre un buon passo. Avevo dietro il mio quasi omonimo Pellegrino, che comunque era molto minaccioso, ma siamo riusciti a tenere a bada la situazione, finita la gara nel migliore dei modi, una doppietta, un weekend fantastico, e ringrazio chiaramente il team che mi ha sostenuto, mi ha dato la macchina vincente e questo risultato. Quindi adesso andiamo a Imola molto fiduciosi, che è una pista che forse per noi è quasi meglio, ok? Sono contentissimo, felicissimo per mio papà, veramente, che ha fatto un grande lavoro, e anche tutto il team della Twister, che abbiamo potuto riparare la frizione da ieri, non era sicuro che se potevo partire oggi o no, quindi è un risultato veramente meraviglioso. Ringrazio a tutti per questo e l'organizzatore di Misano per questa bella gara. Oggi sono riuscito ad avere la mente più fredda, dalla terz'ultima posizione sono riuscito a rimontare subito fino alla terza posizione e l'ho tenuta fino all'ultima, anche avendo dei problemi al motore con il Ponzio dietro che mi stava attaccando. La F2 Italian Formula Trophy tornerà in pista il prossimo 30 aprile a Imola, prima di continuare il proprio cammino all'Università dell'Automobilismo di Spa-Francorchamps. Magione, Vallelunga, Mugello e Monza saranno gli altri appuntamenti della serie, che si chiuderà nel Tempio della Velocità il prossimo 22 ottobre.
si è disputato sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico il primo appuntamento della nona edizione del trofeo Abarth Selenia 2017, disputato con le 695 Assetto Corse Evoluzione e 595 OT, che ha visto imporsi l'italiano Cosimo Barberini, campione in carica della serie, e il giovane svedese Joachim Darbom. In evidenza anche il giovanissimo turco Kuzey Eroldu, che a 17 anni ha ottenuto un secondo e un quinto posto. Anche nel 2017 il trofeo riservato alle piccole della Casa dello Scorpione sarà un punto di riferimento per gli appassionati, con gare divertenti e piene di colpi di scena. All'avvio di gara 1 è subito lotta serrata tra Juuso Pajuranta, Cosimo Barberini e Joachim Darbom. I tre di testa riescono a staccare gli avversari nonostante una battaglia senza esclusione di colpi. A contendersi la quarta posizione è testa a testa tra il giovane turco Kuzey Eroldu e Biagio Caruso. Nel corso dell'ottava tornata, con Darbom primo e Pajuranta secondo, dopo aver infilato Barberini alla Misano 2, i giochi per i tre gradini del podio sembrano ormai fatti, ma un contatto tra i primi due consente a Barberini di beffare tutti e prendersi la vittoria davanti proprio al turco Eroldu e a Biagio Caruso. In categoria 595 OT, successo di Franco Storti, mentre primo per la classifica Gentleman era l'italiano Fisherman. Gara difficilissima, è andata molto bene, abbiamo avuto moltissima fortuna, anche perché i miei diretti avversari si sono ritirati entrambi alla stessa curva, tra l'altro loro purtroppo non è andata così bene, a noi bene, molto bene. Sì, abbiamo avuto qualche piccolo problemino alla macchina, si è un po' surriscaldata, quindi non potevo andare al massimo, diciamo, e quindi mi sarei accontentato addirittura della terza posizione. E ho tenuto duro e è andata bene lo stesso. In gara 2 la griglia invertita promette grande spettacolo, con i migliori costretti a risalire la classifica per centrare un posto sul podio. Il trio composto da Darbom, Barberini e Pajuranta è quello da tenere d'occhio, e infatti sono i tre mattatori dello Scorpione a dare spettacolo in pista. Pajuranta e Barberini entrano in contatto con il secondo, che va lungo ma riesce a rientrare in pista in sesta posizione. Darbom si toglie subito dai guai, ma il finlandese non vuole lasciargli troppo spazio. Il contatto con Barberini finisce sotto l'attento occhio del direttore di gara, che infligge un drive-thru a Pajuranta, che dice così addio ai sogni di vittoria. Darbom conserva la leadership fino alla bandiera scacchi e rifila 18 secondi ad un agguerrito Barberini, secondo sul podio romagnolo. Terza piazza per un indemoniato Pajuranta, che dopo il drive-thru scala tutte le posizioni della classifica e in 7 giri riesce a riportarsi sul podio davanti a Franco Caruso, primo tra i gentlemen. Per la categoria 595 OT bis di Franco Storti. Diciamo che il sabato per me è andata male, perché non sono riuscito a partire, quindi poi ho fatto una rimonta, poi il drive-thru e sono arrivato terzo nella mia categoria. La domenica invece sono partito dalla prima fila, sono partito bene, ho fatto una bella gara, tenendo in considerazione che la mia prima gara in 6,95, sono molto soddisfatto. Numerosi gli appassionati della community ufficiale Abarth Scorpionship che hanno potuto vivere un'esperienza unica, incontrare i piloti, osservare i meccanici al lavoro e vivere l'atmosfera pre-gara sulla pit lane. Sarà così per tutte le tappe del trofeo Abarth Selenia, che dopo Misano affronterà le gare sui tracciati di Adria, Red Bull Ring, Vallelunga, Magione, Imola e Mugello. Il campionato italiano velocità salita auto storiche ha alzato il sipario sulle rive del lago di Bolsena con la 21esima Lago Montefiascone. Lungo 5,150 km di affascinante e suggestivo tracciato, che conduce fino alle porte della cittadina medievale, resa nota dal suo vino. Uberto Bonucci, su Osella PA 990 BMW di quarto raggruppamento, ha ottenuto il miglior tempo in assoluto alla gara laziale, organizzata dall'Automobile Club Viterbo, che ha inaugurato il campionato italiano velocità salita autostoriche 2017. Il senese del Team Italia ha fatto la differenza nella prima manche con un inarrivabile 2.03.81, a cui il driver e preparatore fiorentino Stefano Peroni, su Osella PA 8 BMW di terzo raggruppamento, ha risposto con un 2.03.88 nella seconda salita di gara, ottenendo il miglior tempo di manche con 67 centesimi di secondo di vantaggio su Bonucci, che però, per somma di tempi, è risultato vincitore della competizione e di quarto raggruppamento.
Bene, un po' di ruggine da togliere, ma insomma nell'insieme sono contento, è andata bene. Non ho rifatto il tempo dell'anno scorso, ma sai, dipende da tanti fattori e forse anche un anno di più, non lo so. Comunque spero bene per il proseguo del campionato. Ieri purtroppo c'è stato un concorrente, non se ne è accorto, ha perso tantissimo olio, sicché la prima mascia ero unto come un carciofo fritto. La seconda c'era tanto filo, sicché, però insomma nell'insieme tutto bene. Gara direi allestita meglio di tutti gli altri anni, nel senso c'è stata una crescita veramente di posizionamento, di sicurezza, di tante cose, bello, il tempo ci ha voluto molto bene, sicché tutto a posto. Per ora è andata bene, la prima manche ho fatto un buon tempo, sono primo di raggruppamento, sono contento, per ora sono contento. Tracciato rispetto a ieri, il problema dell'olio, molto meglio, si andava decisamente meglio, sì. Prossima gara abbiamo Cortona, tra 15 giorni saremo a Cortona Camoscia. Sul podio ipotetico anche Piero Lottini su Osella PA990, il pisano della Bologna squadra corse che dopo qualche brivido in prova per un principio di incendio e perdita d'olio ha risolto ogni problema nel pomeriggio del sabato e ha risalito la corrente in gara con il secondo posto di quarto raggruppamento, seguito da Walter Marelli che con la Lucchini SN89 ha vinto la classe oltre a guadagnare il terzo posto di quarto raggruppamento. Dominio in secondo raggruppamento e quinto tempo in ordine assoluto per il sempre efficace emiliano Giuliano Palmieri, che ha usato al meglio i tanti cavalli della De Tommaso Pantera sul tracciato viterbese. Per la categoria sul podio sono saliti anche il De Brando Motti e il siciliano Matteo Adragna, entrambi sulle Porsche Carrera RS, che pure inseguendo hanno duellato senza mai impensierire il leader. No, è andata molto bene, tempo perfetto, organizzazione sempre impeccabile, è un posto in cui ritorno sempre volentieri, che si adatta molto alle caratteristiche della Pantera di Tommaso, con gli allunghi iniziali, quindi sono molto felice della mia prestazione. Un ottimo inizio di campionato, come non poteva essere migliore. In terzo raggruppamento, alle spalle di Peroni, si è attestato con abilità Massimo Vezzosi, perfettamente coadiuvato dalla BMW 2002 Schnitzer, mentre per completare il podio di categoria è stato necessario un serrato confronto tra Massimo Campogiani, che ha difeso la terza piazza con la Volkswagen Golf GT, inseguito da Gabriele Tramonti, al volante della Fiat Ritmo 75, e Lorenzo Cocchi, anche lui su Golf GT, che hanno chiuso nell'ordine. Tiberio Nocentini su Chevron B19 ha vinto il primo raggruppamento. Il fiorentino ha risolto i problemi elettrici che ne avevano limitato le prove ed ha attaccato a fondo non lasciando spazio alla concorrenza su un percorso congeniale a lui e alla biposto americana. La gara, il tempo è stato bellissimo,
E niente, la macchina è andata bene, la provavo perché abbiamo fatto dei lavori durante l'inverno, sono contento, tutto a posto. Seconda piazza nella gara di casa per Angelo De Angelis, apparso subito in buona forma sulla Nerus Silhouette. Terza piazza per il vincitore della classe BC 1003 Antonio Di Fazio sulla NSU Brixner, anche se ha dovuto difendersi dai ripetuti attacchi di Franco Betti e la BMW 2002 TI con cui il toscano ha vinto la classe T2000. Buona la prima, con pieno di punti in quinto raggruppamento per la ligure Gina Colotto sulla SE 033 Formula Fiat Abarth, mentre Alberto Mattili con la Formula 850 ha tagliato il traguardo, non ha preso il via Giuliano Peroni sulla Martini MK32.